Ciao ragazzi, oggi vi presento i rotolini di pollo con wuster e senape, perfetti da offrire come antipasto, perché no, come un secondo piatto leggero. Innanzitutto andiamo a dare un bollore ai wuster nell'acqua calda non salata, la portiamo in ebollizione, li inseriamo per un paio di minuti, è giusto che si ammorbidiscono. Ok, poi li andiamo a prelevare e li lasciamo raffreddare. Ok, con una spumarola li tiriamo su e li lasciamo nel piatto. Ok, nel frattempo ho steso io ho utilizzato le fettine di pollo sottilissime e le ho unite tra loro sovrapponendole. Poi ho inserito 2 cucchiai di senape e le ho distribuite sopra le fettine. Ok, poi vado a inserire l'emmental, io ho utilizzato quello fette sottili, così riesco a metterlo meno, l'ho diviso a metà e l'ho disposto su tutta la fetta di carne. Oddio, diventa unica perché appunto, come vi ho detto, le ho sovrapposte. Ok, al centro ci inserisco il booster. Ecco, ora vado piano piano ad arrotolarlo. Ok. Ecco qua, e procedo anche con l'altro. Ecco, ora con del filo vado a bloccarli. Ecco qui. Io ragazzi ho utilizzato il filo che uso da cucire perché quello da cucina non ne avevo più, l'avevo finito. Ok, all'interno di una padella ho inserito il burro, l'olio, uno spicchio d'aglio e del rosmarino. Ho lasciato, diciamo, un attimino scioglierlo e ho inserito dentro questi involtini, no? Quando li lascio ben, diciamo, rosolare in entrambi i lati, vedete, devono colorarsi bene prima. Quando hanno preso tutto il colore li vado a spruzzare con il vino bianco. Ok, poi li aggiusto di sale e di pepe e li lascio, diciamo, per 5-10 minuti. Ok, quando sono pronti elimino il filo e inizio a tagliarli. Vedete? Sono pronti, ragazze. Sono originali e gustosissimi, credetemi, vanno serviti caldi. Vedete? Si fa anche presto a tagliarli senza problemi. Ok, pronti da gustare. Alla prossima ragazzi, spero vi sia piaciuta.